l'uomo selvatico rappresenta, cioè, questo personaggio tutto vestito di foglie, che è un uomo un po' che è ritornato quasi alle origini, diciamo. Uomo che decide di allontanarsi grazie alla bicicletta, che è il suo mezzo, da quelli che sono un po' le futilità della società dei consumi. Eccoci di nuovo in diretta dalla Darsena, dal consorzio Wunderkammer. Siamo qua con Simone Carraro, che sta realizzando l'opera che lascerà in dono alla città di Ferrara per il progetto di araldica parallela. Ho scelto la bicicletta perché era il simbolo, secondo me, di questa città. Non volevo utilizzare l'araldica tipica perché ho cercato dei simboli che mi rappresentassero di più, no? Essendo che comunque tutto il workshop era incentrato sull'araldica personale, ho scelto dei simboli vicini alla città, ma anche vicini a me. Consumi è rappresentata dal cane, che è un cane rabbioso che è legato ai beni materiali che sono la casa, e non si accorge che sono questi stessi beni che lo tengono legato con delle catene, no? E invece di scagliarsi contro le catene stesse, che sono quelle che lo fanno essere arrabbiato, si scaglia contro chi invece prova a evadere da questa realtà un po' opprimente. Attraverso anche la bicicletta, che è un simbolo che volevo fare perché, insomma, mi sembra giusto farlo in questa città. Sì, perché è il suo vestito. Cioè, è tutto ricoperto di foglie, perché è un selvatico. È la sua fiaccola, che è la stessa fiaccola sia con cui scaccia il cane, però allo stesso tempo è la fiaccola che gli deve dare la luce per trovare la sua strada, no? Faccia! Che comunque lui sta percorrendo una strada che non conosce. È un cane che sta uccidendo una persona che fa il video. Ma se che non la uccide.